una storia come ce ne sono tante. È la storia di un uomo che fa e dice cose bizzarre. Ed è anche la storia di una profezia, una visione quasi. Capita, i geni le hanno a volte. È come se lo sentissero il futuro, lo vedessero senza accorgersene, istintivamente, e lo mettessero nelle cose che scrivono. Questa storia parla di una visione del mondo profetica e di chi l'ha scritta. Questa storia parla di Richard Feynman, dei suoi modi bizzarri di fare e dei suoi lavori ancora oggi utilizzati nelle applicazioni più disparate. Richard Feynman, alle sue doti da fisico, affiancava un senso dell'umorismo fuori dal comune e un carattere eccentrico e originale. Aveva la passione per la musica, suonava il bongo talvolta con una band in locali notturni anche in età matura e per le arti figurative eseguiva ritratti femminili a matita che firmava come Ofai, talvolta nudi raffiguranti prostitute o spogliarelliste che frequentavano i bar di Los Angeles dove Feynman si esibiva come musicista. Nelle brevi biografie che lui stesso scriveva, tipo quelle che oggi siamo costretti a compilare se ci iscriviamo a qualche social network, lui amava definirsi così: fisico, premio Nobel, insegnante, cantastorie, suonatore di bongo. Quando fu arruolato nell'esercito durante la guerra, fu subito assegnato a incarichi scientifici riguardanti la balistica. Si divertiva ad aprire ogni serratura o cassaforte, gettando regolarmente nel panico i responsabili della sicurezza del progetto, fino a che venne scelto per il progetto Manhattan. A rendere ancora più surreale e divertente il tutto, scoprì a guerra finita, durante la tradizionale visita medica di leva, di non raggiungere un profilo psichico sufficientemente equilibrato per poter vestire la divisa. Una sua caratteristica era anche una certa insofferenza verso gli impegni ufficiali e le regole della società, manifestata anche nell'occasione dell'assegnazione del premio Nobel. A Los Alamos, durante il progetto Manhattan a cui partecipò, Richard Feynman scrisse una lettera a sua moglie Arlene, dicendo che l'espansione decimale della frazione 1/243 si ripete in maniera piuttosto divertente. Questa lettera irritò il censore della posta fra Los Alamos e il mondo esterno, che temeva che la serie di numeri potesse comunicare segreti tecnici. Divertito, Feynman precisò che se realmente dividete 1/243 ottenete quella serie di cifre, così non ci può essere più informazione nella lunga serie di numeri di quanta ve ne sia nel singolo numero 243. Possedeva inoltre un piccolo furgone automobile decorato da lui stesso con i diagrammi da lui inventati a cui aveva installato la targa personalizzata, possibile nella legislazione californiana, con la scritta Quantum. In questo furgone spesso si muoveva e a volte ospitava gli studenti, trattandoli in maniera cordiale e allegra, il che lo fece diventare uno dei professori universitari più amati e popolari. Era distinguibile anche il suo forte accento e abbigliamento tipici degli Stati Uniti meridionali, residuo degli anni del New Mexico. In un'intervista poco prima della morte espresse così la sua opinione sui colleghi sostenitori della teoria delle stringhe, un'ipotetica teoria del tutto mai verificata sperimentalmente. Non mi piace il fatto che non calcolano alcunché, non mi piace che non verificano le loro idee, non mi piace che quando ci sono disaccordi con un esperimento essi confezionano una spiegazione, un aggiustamento per poi dire beh, potrebbe ancora essere giusta. Richard Feynman fu colpito nel 1979 da due rare forme di tumore. Morì a 69 anni, poco tempo dopo aver subito un'operazione di asportazione del sarcoma che si era ripresentato allo stomaco. Le sue ultime parole furono: «Non sopporterei di morire due volte, è una cosa così noiosa». Feynman è ritenuto il padre delle nanotecnologie, inoltre è considerato uno degli ispiratori del computer quantistico. Beh, aspettatevi altri come lui, se avete deciso come me di essere ossessionati dalla fisica. Ce ne sono ancora tantissime di storie da raccontare.